spogliatoio. Sì, sono altri qui. Avversari, dove siete stati voi ad ottobre? Merci beaucoup. Merci. 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 Fiers des gens qui viennent nous voir au stade. Ça, c'est ce que j'ai dit dimanche à mes joueurs. Voilà, avoir vraiment une connexion. On peut juste vous dire quel est le tout premier objectif que j'ai. Ce n'est pas le premier objectif pour l'OM. Due motivi. Il primo è la serietà di Pablo e di Mehdi, perché ho parlato con loro due, Mehdi Benatia. E poi l'OM è l'OM, Marsiglia è Marsiglia, l'ho detto da avversario, qua seduto in questo tavolo, quando ero l'allenatore del Brighton. Se avete buona memoria vi ricordate che avevo parlato di una trattativa che poi non è andata a buon fine prima di approdare al Brighton. Ma innanzitutto non l'abbiamo ancora acquistato, quindi parliamo di niente al momento. Sicuramente è un campione, è un giocatore di livello internazionale. Non so il passato, cosa sia successo. Penso che le persone entrare nella vita privata senza sapere le cose sia sbagliato. Io non sono nessuno per farlo. Sicuro una cosa le dico, che una volta che firmano col Marsiglia tutti i giocatori, dopo che parlano con me, diventano come i miei figli e quindi io li proteggo contro tutti. Chiaramente se devo tirargli le orecchie o se devo attaccare al muro i giocatori lo faccio senza problemi, però davanti alla gente li difendo come fossero i miei figli.